Radio Radicale, siamo col costituzionalista Alfonso Celotto per fare il punto su questa interminabile crisi. Allora, noi l'ultima volta che ci eravamo sentiti è stato il giorno in cui il Presidente della Repubblica non aveva ancora convocato Conte al Quirinale per conferirgli l'incarico, poi è successo questo, però dopo 2 ore di lunghissimi colloqui. E il professor Conte si è messo subito al lavoro. Allora, che cosa possiamo dire su questo incarico e soprattutto di queste 2 lunghissime ore? Come la interpretate da costituzionalista e seguendo, diciamo, le valutazioni della Convenzione Costituzionale? Ma una volta che il professor Conte ha ricevuto l'incarico sembrava tutto pronto, d'altra parte noi avevamo assistito a questa preparazione all'arrivo all'incarico sapendo che il programma era pronto, la lista dei ministri era pronta e quindi addirittura qualcuno poteva dire che Conte era pronto ad accettare senza riserva, come fece Berlusconi per il suo quarto governo, cioè immediatamente con la lista dei ministri pronta. E invece si è riservato, secondo la prassi costituzionale più comune, e sono cominciati a passare i giorni. Sono passati ormai 3 giorni, tutti si aspettavano che ieri potesse chiudere la lista dei ministri, invece così ancora non è accaduto. D'altra parte ricordiamo che mediamente tutte le crisi di governo precedenti, il nuovo governo dall'incarico si forma in circa 48 ore, quindi servono un paio di giorni a formare la lista dei ministri. Ecco, proprio su questo, quanto tempo deve intercorrere? Il Presidente della Repubblica dà del tempo al Presidente del Consiglio incaricato che deve sciogliere la riserva per dargli il tempo di compilare la lista dei ministri? E la Convenzione Costituzionale dice qualcosa di diverso dalla Costituzione scritta in merito al rapporto tra il Presidente del Consiglio incaricato e i partiti che gli forniscono i nomi dei ministri? Allora, sul tempo in cui bisogna sciogliere la riserva non c'è nessuna regola scritta. Normalmente ci si mette un paio di giorni. Il caso, restando negli anni recenti, Renzi ci ha messo 4 giorni, tutti gli altri ci hanno messo più o meno un paio di giorni. Bisogna risalire a Berlusconi 1994 per avere 12 giorni per formare la lista dei ministri. Quindi, diciamo, è abbastanza rapido. È abbastanza rapido, però capita anche che le consultazioni del presidente incaricato facciano modificare la maggioranza di governo. Ricordiamo un paio di casi abbastanza famosi, forse il più famoso è quello di Ciampi. Ciampi, che nominò i ministri DS, ministri solo per un giorno, perché poi la sera questi ministri andarono subito a dimissioni dopo che era stata votata l'autorizzazione, negata l'autorizzazione a procedere a Craxi. O ancora, risalendo di qualche anno, i ministri repubblicani dell'Andreotti VII, nel settimo governo Andreotti, i ministri repubblicani non accettarono la nomina e uscirono subito. Però in quei casi non erano partiti determinanti a tenere su la maggioranza di governo, quindi pure questa uscita di alcuni ministri faceva tenere su ancora la maggioranza e il governo. Invece qui mi pare che lo stallo si stia configurando in maniera differente. Ecco, quanto è stato importante quel colloquio di 2 ore tra Conte e il Presidente della Repubblica? Noi abbiamo visto che Conte ha ribadito appena uscito la collocazione europea del nostro Paese. C'è qualcosa di non detto in questa crisi che ci lascia pensare che le difficoltà nascano anche da quel lungo colloquio? E in questa fase il Presidente del Consiglio incaricato che è incaricato verbalmente dal Presidente della Repubblica, quindi non ha nessun potere, diciamo, amministrativo scritto che ne conseguirebbe, per esempio, dopo lo scioglimento della riserva e la nomina da parte del Presidente della Repubblica. No, l'incarico è orale, l'incarico è assolutamente un atto orale, fino all'accettazione della riserva. Quando si scioglie la riserva poi c'è un decreto scritto. Ma il punto è che sicuramente il discorso che ha fatto il professor Conte all'uscita dal Quirinale è stato un discorso molto rassicurante, cioè un discorso molto equilibrato, sicuramente concordato con il Quirinale per dire stiamo andando a formare un governo saldo, stabile, europeo, di unità nazionale. E poi sembra, ma qui siamo a quello che si legge sui giornali e a quello che si intravede dalle dichiarazioni, è uscito fuori questo problema del Ministro dell'Economia, su cui si sta creando uno stallo. Lo stallo perché si sta creando? Perché noi abbiamo due piani. Sul piano costituzionale i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Quindi spetta al Presidente della Repubblica dire sì o no ai singoli nomi. Questo è già accaduto, sono famosi i casi di Previti, i casi di Gratteri, che non sono stati nominati ministri, pur essendo stati proposti dal Presidente del Consiglio. Però
sul punto di vista politico il piano è diverso, perché un partito, la Lega Nord, invece si sta bloccando sulla nomina del suo ministro dell'economia e quindi insiste, per cui ecco lo stallo. Sul piano costituzionale il Presidente della Repubblica dice: io nomino i ministri comunque graditi, i ministri comunque valutati in un quadro complessivo. Uno dei partiti dice: no, io voglio comunque un determinato ministro. Quale può essere la conseguenza? Che questo partito, nel caso la Lega, si sfili dalla maggioranza di governo e quindi non si riesca a formare il governo in questo caso. Ecco, il fallimento dell'incarico da che cosa deriva? Allora, il Presidente del Consiglio si incontra con il Presidente della Repubblica. Anzi, a proposito di questo, volevo chiederle cosa pensa dell'incontro che c'è stato tra Conte e il Presidente della Repubblica ieri per riferirgli sui colloqui in corso. Sicuramente durante lo svolgimento dell'incarico il Presidente del Consiglio incaricato può riferire al Presidente della Repubblica. In maniera riservata o così pubblicamente come ha fatto? Normalmente in maniera più riservata. Ieri l'incontro è stato reso più pubblico, ma d'altra parte ormai siamo nell'epoca della rete, nell'epoca della conoscenza, nell'epoca della trasparenza, quindi ci può anche stare. Quello che invece è ancora fermo è che non si capisce cosa accadrà in questo momento. Ecco, e se dovesse fallire, che cosa succede tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio incaricato, che non è stato, diciamo, nominato con nessun atto formale? I due si vedono? E nulla, rinuncia all'incarico. Bersani nel 2013 rinuncia all'incarico e quindi non si perfeziona l'incarico. Però il Presidente della Repubblica potrebbe anche dire, cioè ipotizziamo, qui facciamo tutti i vari scenari di fanta politica, Conte può tornare lunedì al Quirinale, dice: io formo il governo ma la Lega non ci sta, quindi è chiaramente un governo di minoranza. A quel punto il Presidente della Repubblica può dire: va bene, quindi non accettare l'incarico, è inutile che ti faccio giurare, ti mando in Parlamento per un governo di minoranza, proviamo a fare un altro tipo di maggioranza, un governo di larga intesa, un'altra idea. Oppure può anche dire: vabbè, a questo punto vai comunque in Parlamento, forma il governo, un governo di minoranza, e poi vediamo che succede. Certo, vai ad elezioni con un governo di minoranza. Ecco, proprio su questo, il problema è quello